four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. Six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing fine. Ten, gonna do it right and do it big, yeah, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final line to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Benvenuti su Chieri Web TV. Oggi siamo in compagnia dell'architetto Laura Avanzo con la sua trasmissione legata alla serie Ciò che vale pausa caffè, col laboratorio Come trovare spazio nello spazio. Buongiorno a tutti, sono, come diceva Alberto, Laura Avanzo, sono un architetto e oggi volevo darvi qualche consiglio su come trovare spazio nello spazio, nel senso su come vivere quello che ci è capitato in questo periodo, cioè i nostri spazi, casa nostra, quello che è il luogo dove viviamo quotidianamente. Quindi è importante, ci siamo resi conto in questo periodo che la casa è un posto dove noi dobbiamo trovarci e stare bene, quindi dobbiamo viverla a pieno in ogni suo punto e proprio come se fossimo a nostro agio, dovremmo essere a nostro agio, però ci è capitato secondo me in questo periodo di guardare la casa e di non ritrovarla come volevamo, cioè di trovare degli spazi che ci sembravano non i nostri, qualcosa di non così confacente alle nostre caratteristiche, al momento in cui vivevamo. E quindi io vi vorrei far soffermare su alcuni punti, su alcune domande del tipo, per ripensare alla casa, ai nostri spazi, pensare come la viviamo, cioè viviamo da soli oppure abbiamo una famiglia, quindi moglie, marito, figli, ci piace condividere la nostra casa con gli amici, quindi ogni sera quando è permesso abbiamo gente a cena, oppure no, siamo delle persone a cui piace viverci il nostro angolino, da sole, in tranquillità. Sono domande semplici che però fanno riflettere, perché come quello che siamo noi dovrebbe essere rapportato alla nostra casa. Quindi ci piace avere sempre amici, allora bisogna che il posto dove ospitiamo questi amici, quindi la zona giorno, sia una zona giorno grande, confortevole, che ogni amico che viene a trovarci abbia il suo spazietto. Ovviamente sarà a nostra immagine, però che abbia il posto per ritrovare anche qualcosa per sé. Oppure ci piace stare da soli, quindi siamo un po' come i gatti con la propria cuccia, quindi quella cuccia però deve essere proprio per noi, cioè dobbiamo essere lì e ritrovarci perfettamente dove vogliamo essere. Questi sono spunti, riflettiamo su come la viviamo, oppure abbiamo due, uno, tre bimbi che ci sconvolgono con le loro grida anche di gioia, con i loro rumori e con i loro oggetti. Ci piace questo sconvolgimento giocoso oppure no? L'abbiamo sopportato magari per un po' di tempo, per qualche anno finché sono cresciuti, ma adesso ci sta un po' stretto. Allora magari dobbiamo ripensare ai nostri spazi in modo tale che anche questi bimbi che magari sono un po' più cresciuti o che comunque stanno vivendo la casa abbiano il loro posto e noi il nostro, quindi che le loro cose non invadano le nostre e viceversa. La casa deve essere l'angolino per tutti. Ed è, non è così semplice arrivare ad avere questo, però ce la possiamo fare. Io oggi vi do qualche piccolo suggerimento e trucco. Ci siamo fatti queste prime domande, no? Quindi abbiamo detto, boh, noi viviamo in famiglia, abbiamo più figli, e poi
come la vogliamo vivere la casa, quindi vogliamo riempirla di persone, vogliamo appunto renderla solo il nostro posticino, oppure, e quindi siamo già partiti da questo concetto, cioè la casa è per noi o per più persone. A questo punto vi do questo trucchetto e cioè vi faccio diventare, prendere un po' il mio posto, cioè fare un po' l'architetto, nel senso che per renderla a nostra immagine e somiglianza possiamo fare così, prenderci matita, carta, metro e forbici e fare quello che anche le maestre hanno chiesto alla mia bimba di 8 anni, cioè quello di ripensare alla nostra stanza. Vogliamo modificarla? Facciamo così, prendiamo questi strumenti, innanzitutto la matita e il metro, un foglio, e prendiamo 4 misure, non devono essere nel dettaglio precise e perfette, ma devono darci l'ambiente. Noi abbiamo una stanza, per dire, per renderla facile, 4x4. Ok, allora dopo che ho fatto questo, che quindi ho disegnato il contorno, il perimetro oltre il quale non posso andare, e che però voglio sfruttare a pieno, quindi questi 4x4 non devono essere né troppo vuoti né troppo pieno, faccio quello che ai bambini piace fare tantissimo, cioè disegno i mobili, prendo il mobile che è 3 metri per 60, lo disegno, lo ritaglio, ritaglio la poltrona, ritaglio il tavolo, ritaglio tutti i vari elementi che ho al momento nella mia stanza, e li posiziono. Adesso è una cosa semplice da fare, ma adesso avete cambiato la prospettiva, perché quando tu guardi la tua stanza dove sei dentro trovi qualcosa che non va, perché magari non ti senti a pieno te stesso, comunque non senti di vivere in pieno lo spazio, però da dentro la situazione la vedi con difficoltà. Da fuori, tu adesso sei la tua piantina con tutto disegnato, sei dall'alto, la tua visuale cambia e quindi cambiano anche tutte le prospettive e puoi vedere meglio quello che non va o quello che invece va molto bene. È quello che fa l'architetto quotidianamente, si prende la sua piantina, va a vedere lo spazio di ristrutturazione per dire, dice ok, questo è, e ha già la sua idea in testa, però poi la butta giù, perché una volta buttata giù non è dentro la cosa, qualunque cosa in cui noi siamo dentro ci sembra o più grande o più difficile o più particolare. Quando la vedi con un distacco, la vedi diversamente, più facilmente sei più pronto a vedere che cosa non va e che cosa invece va molto bene. Siamo quindi noi adesso, a questo punto abbiamo fatto, abbiamo guardato l'ambiente, abbiamo pensato che qualcosa in questo ambiente non ci quadra, proprio perché stiamo parlando di misure, di squadrette, di metro, e allora lo ripensiamo. Abbiamo preso 2 misure, con un metro, quello non dico da sarta, però insomma ce la si può fare con qualunque metro, quelli che si trovano in tutti i posti, prendi la tua misura e la tua stanza. Hai ritagliato tutti i tuoi oggetti, li hai posizionati, quello è il tuo punto di partenza. Cosa fare adesso? Pensare ai percorsi, cioè io dalla mia stanza voglio uscire e voglio andare dal punto A al punto B, quindi per cui devo trovare che questo mio movimento da un punto all'altro sia agevole, cioè io devo poterlo vivere senza pensare però non posso passare di lì perché ho in mezzo il tavolino, però la porta non si chiude del tutto, non si apre del tutto perché dietro c'ho i 1000 giochi della bimba. No, però non posso andare da qui a lì perché c'è quell'oggetto che mi piace un casino, però mi impedisce il mio passaggio. Pensateci un po', quando qualcosa ti impedisce di fare qualcosa, qualcos'altro, comunque ti affatica la mente, perché tu non puoi andare in modo rettilineo da un punto A a un punto B, ma devi fare una spezzata o comunque devi cambiare il tuo itinerario. Quindi noi invece, quello che io vi vorrei consigliare è di
alleggerire i percorsi, alleggerire lo spazio, renderlo il più possibile facile. Facile perché così hai più tempo per soffermarti in altro, non devi pensare adesso siamo tutti abituati ad avere un cellulare in mano, purtroppo. Se io ho un oggetto in mezzo, posso anche inciampare perché ho il cellulare, sto pensando, oppure sto pensando, devo andare a fare la spesa, devo telefonare lì e già la mia voce si diventa più frenetica, così il mio passaggio. Io ho tolto tutti quegli elementi che impediscono di fare un percorso rettilineo. Non è che debba essere dritto, ma un percorso non ad ostacoli. Quindi io vado e mi gestisco il mio spazio senza impedimenti. A questo punto, quindi io vi consiglierei di disegnare il percorso, quello attuale che avete. Quindi facciamo rapido riassunto, due velocissimo. Abbiamo preso due misure, abbiamo disegnato tutti i mobili, li abbiamo appunto, quindi abbiamo la nostra piantina, anche con l'ingombro delle sedie, come si vede in questo schema, così è tutto aperto, questo è il mio spazio. Adesso mi disegno il mio percorso. Una semplice matita del colore, no, un colore vivo, tipo l'arancione, ma il colore che ci piace. Segniamo il percorso che facciamo di solito per andare da un punto all'altro e anche le cose che non possiamo fare, tipo in questa piantina, per dire se si va verso le piante, verso l'uscita, boh, bisogna capire se quelle impediscono il passaggio. Oppure adesso questa è una piantina a caso, ma se quel divano messo così fatica a farmi aprire la porta. Quindi io adesso mi sono disegnata il mio spazio e il mio percorso che faccio tutti i giorni con tutte le mie, la mia vita quotidiana, quella che devo fare appunto in ogni momento. Questo ci aiuta tanto a capire dove possiamo migliorare, cosa possiamo cambiare, i punti in cui ci inciampiamo, ma i punti in cui magari non ci inciampiamo, ma ci fanno deviare. E perché dobbiamo deviare un percorso che invece può essere molto semplice? Bisogna cambiare il percorso. Come lo cambi? Lo cambi riprogettando gli ambienti, ritrovando, e per questo trovare spazio nello spazio, perché lo spazio ce l'hai, è il tuo, è quello che tu conosci benissimo, ma lì in quello spazio tu puoi trovarne dell'altro, puoi gestire quello che hai, che quindi è a tua disposizione in altro modo. Facendo questo meccanismo riesci a appropriarti di tutto. Cioè non solo di quello che vedi adesso, ma anche dell'angolino che pensavi di non poter utilizzare in nessun modo o di non potervi accedere. Perché succede, io appunto anche noi in questo periodo abbiamo ripensato diversi spazi perché avevamo tempo obiettivamente e perché abbiamo detto ci siamo guardati. Abbiamo guardato la nostra casa e noi, ed era già da tanto tempo che dicevamo c'è qualcosa che non ci rappresenta più, perché noi siamo sposati da quasi 13 anni e comunque nel corso del tempo le persone cambiano, anche l'assetto familiare cambia. Eravamo in due, adesso siamo in quattro, quindi sì, te lo trovi nel tempo, lo spazio, però a un certo punto capisci che lo spazio potresti rivederlo in altro modo, potresti appropriarlo alle esigenze che hai quotidianamente. Quindi, appunto, quando eravamo in due, io mi ricordo la nostra casa era sempre perfetta, non c'era nessun oggetto in giro, non c'erano cose che impedivano la vita normale. Da quando sono arrivate le bimbe, questi oggetti sono apparsi come funghi, ma a parte il loro oggetto, perché, come dicevo prima, anche i bambini devono avere il loro spazio e togliamoci dalla testa che sia solo la loro cameretta. È come dire noi, stai solo in camera tua. No, la casa è di tutti, la casa va vissuta da tutti, va anche assaporata, gli spazi sono comuni, quindi i punti, vabbè, ognuno c'ha il suo angolino, per carità,
Però non posso dire a mia figlia o alle mie bimbe, tieni tutto lì perché qua è solo nostro. Non funziona così, nel senso che ce ne siamo resi conto ancora di più in questo periodo di chiusura, che anche fare le video lezioni, io ho due bimbe, una alle medie e una alle elementari, non è che potessero stare nella loro cameretta. Nel nostro caso, perché dovevamo fare appunto degli spostamenti e quindi non avevamo proprio a disposizione la loro, cioè avevamo troppa roba messa lì per essere spostata, come mi facevano presente, grande disordine per ottenere grande ordine, quindi avevo una situazione particolare, ma non tutti hanno lo spazio, hanno una stanza per ogni bimbo e quindi bisogna fare in modo che lo spazio sia adatto a tutti, ai più piccoli e ai più grandi. Quindi ritorniamo al concetto, abbiamo guardato la nostra casa, abbiamo trovato dei difetti o comunque dei punti che non ci appartengono più, non sono più come vogliamo che siano, o non lo sono mai stati, o lo sono diventati diversi da come li volevamo, e quindi adesso è il momento di riappropriarcene. Abbiamo disegnato gli spazi, abbiamo messo gli oggetti, abbiamo disegnato i flussi, i percorsi, adesso possiamo ripensare a come cambiarli. Quindi un piccolo consiglio, prima l'abbiamo fatto su carta, adesso lo facciamo sul pavimento, prendiamo lo scotch, prendiamo le forbici e disegniamo gli oggetti, ma non gli oggetti che avevamo, quelli che vorremmo che ci fossero. Siamo andati su internet tanto in questo periodo, no? Quindi abbiamo visto un sacco di cose nuove che ci piacerebbe avere, di dire, ah, ma quel mobile lì, secondo me a casa mia starebbe benissimo. Perfetto. Prima di comprarlo, conviene innanzitutto capire dove metterlo e poi provare, perché per quanto un mobile possa costare poco, ha giustamente un costo. E questo costo però verificato, perché io spendo anche poco per mettere quel mobile, tanto che sia, per mettere quel mobile lì, lo metto lì e non mi fa trovare uno spazio lineare, un percorso lineare, non è in armonia con tutto il resto. E allora prima di comprarlo mettiamo i limiti, i confini, perché quando io ho messo il confine prima allo spazio, poi agli oggetti e poi ho segnato i flussi, i percorsi, io posso muovermi, so che ho a disposizione questo, quindi posso spostare gli oggetti, disegnerò il mio a terra, ma con lo scotch perché sennò poi è un problema, il mio nuovo mobile e mi renderò conto se c'è un passaggio idoneo, anche solo pensare, ok, lo metto qui nel disimpegno perché ci sta perfettamente, ma quando le borse della spesa? Ci passo, facciamo una prova, tanto sono appunto prove empiriche ma anche divertenti, ci hai dedicato 10 minuti, un quarto d'ora del tuo tempo, provi a vedere se veramente quell'oggetto lì sta bene. E poi un'altra cosa, l'oggetto ci piace, perfetto, abbiamo misurato, è di nuovo perfetto, ma sta bene lì. Perché un concetto importante che secondo me bisogna non sottovalutare è l'armonia degli ambienti. Ogni ambiente deve essere pulito, o proprio come dicevo prima, perché la pulizia, ma non la pulizia che facciamo quotidianamente, diciamo quella igienizzante, ma pulito dal superfluo, perché il superfluo stanca. Io non dico l'oggettino sopra il mobile, perché ci sono tante persone che amano gli oggetti sopra il mobile e quindi ci vanno, ma vanno messi in modo tale che tutto quello che c'è nell'ambiente parli con l'altro oggetto di fianco e crei un'armonia, l'armonia data dalla luce, dal colore, dagli oggetti. Quindi mi piace tantissimo quell'oggetto rosso, ma in un ambiente dove ci sono già altri tre colori,
magari no, non lo metto lì, o magari cambio i colori, se proprio quell'oggetto è quello che io desidero, posso sempre cambiare le pareti, posso sempre modificare il resto in base a quello che è più importante per me. Quindi prima farsi la domanda, cos'è più importante per me? Lo spazio che è tutto intorno, diciamo il salotto, oppure quell'oggetto lì che ho desiderato e quindi voglio? Lì uno si fa due rapide domande e poi se l'oggetto più importante è mastona, allora lo modifichiamo l'ambiente in cui lo andiamo a inserire. Mentre se viceversa, quell'oggetto ci piace tanto, però ci siamo resi conto che più importante è invece mantenere il colore delle pareti che ci piace ancora di più, ma quell'oggetto non sarà per quel posto, ci sarà una variante di colore, ce la faremo fare, magari, perché tipo anche noi progettiamo decidendo, cioè non solo cioè progettiamo su misura, sulle volontà, sulle caratteristiche del cliente, anche i colori, perché il colore è armonia, il colore è gioia, quindi quando un amico entra in casa nostra, forse dovrebbe ritrovarsi un po' quello che siamo noi, non so, io e mio marito prima in questa casa al momento non ci trovavamo in serenità a invitare le persone perché c'era qualche cosa che stonava. Adesso che abbiamo rivisto gli ambienti, i colori e anche dei materiali, così in semplicità, vabbè, noi giochiamo in casa, però ci siamo fatti le domande che io ho posto a voi. Abbiamo ristudiato degli ambienti e adesso vorremmo condividerli con gli amici. Prima ci sentivamo un attimo a disagio, perché non eravamo noi. C'erano troppe cose, c'erano troppi troppo accumulato nel tempo. Questo qui è l'esempio che vi faccio vedere, diciamo, a conclusione del tema, ma una riflessione. Ed è appunto la nostra scrivania, quindi quella da cui vi sto parlando in questo momento, questa è la libreria dietro, che avevamo e che è rimasta, anche lì l'abbiamo svuotata da tanto e abbiamo dato importanza a quegli oggetti che a noi piacciono, che sono di design, quindi vari oggetti degli anni 60, insomma di quello che a noi fa piacere vedere. E poi abbiamo ristudiato tutta questa parte davanti, dove c'era prima sempre questi spazi, cioè nel senso che c'era una libreria e una scrivania, però l'abbiamo fatta nostra, quindi abbiamo cambiato la libreria che c'era prima, che era di un famoso marchio, e l'abbiamo disegnata noi, progettata noi, ma soprattutto l'abbiamo fatta che si confacesse alle nostre necessità, e quindi a tre posti, cioè ci sono due posti dietro da cui vi sto parlando, e quello laterale che è fatto appunto in modo tale che si possa inserire la sedia e le gambe di una terza persona, perché abbiamo notato che ci sta, nel senso che con queste video chat, con queste lezioni scolastiche, i posti sono necessari. In più l'abbiamo fatta quindi a 180 gradi, vivibile anche da questo posto laterale, e anche diciamo le mensole che ci sono vissute da tre parti, quindi ce l'ho verso di me, ce l'ho verso chi entra e ce l'ho anche verso la finestra, che è il terzo posto aggiuntivo. Abbiamo constatato che questo a noi serve tanto per poter utilizzare lo spazio bene, ma poi soprattutto ci dà anche l'opportunità di vedere l'ingresso, perché questo fa parte del nostro ingresso, in un'altra prospettiva, perché il terzo punto, questo dove c'era la pianta, non è un punto abituale. Di solito se si nota, l'oggetto scrivania, libreria, ha un lato e quello dietro. Quello, diciamo, il terzo punto fa sì che ti cada l'occhio in un'altra dimensione, hai una terza dimensione, e quindi è più attraente, più interessante, e a noi ha dato soddisfazione il vedere questo punto, che prima era l'ingresso e che tuttora lo è,
ma che non ci attraeva così tanto, adesso invece è proprio un punto di interesse e soprattutto sia per colori, anche perché appunto ce lo siamo progettati, ci rappresenta tanto. Quello che vi consiglio, vi ribadisco, anche se l'ho già detto e ridetto, è proprio fare in modo che lo spazio sia il vostro, fatto per voi, anche da voi, ma soprattutto per voi, sulle vostre necessità. Io adesso vi lascerei magari qualche minuto se qualcuno ha qualche domanda e vi faccio magari rivedere l'ultima immagine o scorro le... oppure possiamo anche fare un riassunto di quello che è stato i punti che vi ho, insomma, elencato. Se avete domande potete farle anche in chat oppure... Ma io una domanda ce l'avrei, la faccio direttamente. Chiaramente la scrivania è fantastica, inutile dirlo, grazie. Come anche tutto l'intervento, ti faccio i complimenti, sono un architetto anch'io, noi siamo compagni addirittura di università e il tuo punto di vista mi è piaciuto molto perché è molto pratico e non è facile spesso, no, per chi è del mestiere, esprimersi in modo semplice e diretto. Questa scrivania chiaramente è fantastica, per voi giocate in casa, siete anche dei designer. Sarebbe possibile riprodurla in serie, tipo su richiesta, se qualcuno... Sì, noi quello è un po' anche un argomento, noi appunto facciamo anche oggetti su misura. In serie, secondo me, no, ma nel senso che è proprio adatta all'ambiente in cui ci viene richiesta di inserire, cioè lei può essere riprodotta tale e quale, però forse la particolarità di potersela fare è proprio quella di dire ok, mi piace, però il colore no. Oppure la vorrei un po' più grande, un po' più alta, cioè quindi il bello del potersi disegnare gli oggetti e di proporli al cliente è proprio di dargli l'unicità dello spazio, del luogo e dell'oggetto in sé. Sulle esigenze, quello appunto che dicevo, a me piaceva vedere il legno e vedere il legno bianco, magari invece mi dicono no, però a me piace più un effetto scuro, oppure vederla colorata, shocking, ci sta. Quindi il bello anche un po' del nostro lavoro è quello che puoi partire da lì e farlo come ti piace. Grazie per la domanda e dei complimenti, Silvia. No, no, ringrazio molto te, Laura, grazie. Lo rimetto magari. Ah, qua. Leggevo la domanda che dice: la scelta dei colori come ti ha ispirato? Beh, l'argomento dei colori è un argomento molto ampio. Il colore deve rispecchiarti, nel senso io amo i colori accesi, ma amo anche l'ambiente elegante, quindi magari bisogna fare un compromesso in questo caso. Poi anche come arriva la luce, il colore rispecchia la luce, quindi cambia tantissimo. Noi avevamo un mobile tibetano in mansarda, l'abbiamo portato al piano sotto, quindi dove la luce è molto più diretta e lui ha un altro colore. Era il colore che avevamo scelto, ma qui ha preso un'altra vita. Quindi il mondo del colore, magari ne possiamo parlare anche in un'altra occasione, magari possiamo. È proprio un mondo enorme, è un mondo bello perché il colore dà gioia, già dà energia, dà anche equilibrio. Perché comunque c'è anche bisogno di rilassamento, di un po' di tutto. Quindi secondo me dipende tantissimo dall'ambiente in cui si va a vivere. I colori di giorno, nelle zone di giorno, insomma, si possono fare dei colori un po' più accesi, un po' più dinamici, energetici, magari dove vai a dormire un pochettino meno. Però se poi ti piace la punta di colore anche dove vai a dormire, perché no? Nel senso che non sempre l'ottica di lì, ma quando ti cade ti rasserena o ti dà gioia. A me il colore acceso dà gioia, per esempio, quindi c'è sempre qualche cosa di colorato. E quindi bisogna rapportare i colori l'uno all'altro in modo tale che ci piacciono, ma che dialoghino. Un po' tutto deve essere un dialogo, come nella vita normale, bisogna cercare di mettere insieme i vari punti anche di vista, così anche tra i colori ci sono dei colori che insieme,
che da soli sono bellissimi, che insieme purtroppo non danno lo stesso effetto. Non so se ho risposto alla domanda, però mi sembrava, ecco, che l'argomento abbia bisogno di un po' più di tempo, però il colore deve essere, intanto deve rappresentare quello che piace in primis. Rimetto magari la presentazione. Quindi, per fare, intanto, dato che ho visto che ormai il tempo è quasi, cioè gli sgoccioli, vi ringrazio per esserci stati, per avermi ascoltato, e spero che qualcuno dei miei consigli, pur piccoli che siano, vi abbiano aiutato a anche solo pensare. Dopo che uno ha iniziato a pensare a qualcosa, poi ne nasce qualcos'altro, ecco. Se appunto seguite tutti i vari incontri, e se avete bisogno di me, appunto potete, qua sotto ci sono i miei dati. E, grazie, ragazze.